carrelli e poi cose, cose, cose. Se pensate che un supermercato sia solo cose, non ci conoscete. Qui, oltre le cose, ci siamo noi. Conad, persone oltre le cose. Amici di Chef in Cucina, ben ritrovati, guardate che location meravigliosa, ve l'avevamo promesso io lo chef Marco Caldore, bene sì, siamo a bordo della nave San Tommaso dell'Istituto Nautico di Ortona e siamo ben felici di regalarvi queste ricette meravigliose, direi en plein air. Ovviamente al mio fianco c'è il nostro chef Antonio Di Giovacchino che, pur non facendo una cucina di mare, ma ci regalerà un menù da barca, cioè sì, qualcosa di semplice, veloce. Praticamente una cucina, oggi non... Per me non è la mia location, però mi trovo bene, mi sono subito trovato bene e proponiamo un piatto freddo che possiamo portare anche in barca. Ok, un piatto che possiamo portare anche in barca, perché lo dicevamo, lo stavamo dicendo prima dietro le quinte, quando uno cucina, cucina sempre in qualsiasi posto, la prossima volta ce ne andremo sugli scogli. Sì, 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 andremo anche in montagna. Perché no? Va bene? Perché no, andremo anche in montagna. Ovviamente io vorrei ringraziare tantissimo Marcello Rosato, che è il preside dell'Istituto Nautico, che ci ha concesso veramente di regalarvi queste puntate meravigliose immersi nel nostro Adriatico fantastico. E poi vi anticipo anche che domani il protagonista sarà lui, il nostro grande chef Marco Caldora, che sarà proprio a tema. Giusto. Bene, Antonio, allora... E lui è il lupo di mare. E tu sei il lupo di montagna. Il lupo di campagna. Allora, bene. Jennifer, allora, facciamo un involtino. Sì? Praticamente mettiamo del petto di... abbiamo fatto un involtino con delle melanzane, delle carote, dei fagiolini. E poi abbiamo fatto un petto di pollo, okay. L'abbiamo scottato al forno già preparato, il piatto viene tutto freddo, okay. L'abbiamo preparato con a base di finocchi e le tue meravigliose erbette. E le erbette, un timo al limoncino, wow. Un po' di cipollina, un po' di maggiorana. E adesso stiamo facendo scottare la melanzana che già è pronta. Ecco, voi ci perdonerete se noi siamo un po' fluttuanti oggi, perché un po' che ovviamente ci gira la testa, la nave dondola, quindi ogni tanto anche con i contenuti, no? Siamo un po'... Però. Ok, allora, la melanzana l'abbiamo fatto scottare in padella oppure alla brace, okay. Poi andiamo a mettere su dei fagiolini. Che devo dire che questo è un piatto anche molto sano, molto leggero, ideale in barca. Freddo, a crudo. Perché anche in una gita in barca, no? Spesso magari questo ondeggiare non è che sia è proprio che favorevole, quindi mangiare, bisogna mangiare ma rimanere comunque leggeri. Allora, qui abbiamo verdure di stagione e una carne bianca. Quindi... ci prendiamo anche sto finocchio che noi abbiamo fatto cuocere al forno, adesso è freddo, lo mettiamo e adesso... Domani voglio cantare quando andiamo il chef a tagliare. Marco. Lui ci canterà sicuro, mare, profumo di mare. Allistarelle anche queste. Sì. Ah, quindi lo facciamo proprio un'insalatona praticamente. Un'insalatona. Facciamo allistarelle e lo mettiamo dentro all'involtino. Ok. Certo che abilità il nostro chef, riuscire ad essere così preciso con... Ok, allora. Però devo dire che si sta benissimo, chef. Si sta bene, sì, sì, sì. Sta veramente bene. Un venticello. Poi questa nave gentile. È veramente meravigliosa. Veramente ringraziamo tantissimo anche il comandante. E tra l'altro devo dire che per i ragazzi che frequentano l'Istituto Nautico, avere la possibilità di avere questa nave meravigliosa, grande, accogliente e di fare l'esperienza in mare, quella vera, è veramente importante. Si tocca con mano un po' l'esperienza. Allora, che abbiamo aggiunto qua. Qui? Noi abbiamo aggiunto della rucchetta, possiamo aggiungere se ci piace un tocco di amaro, perché abbiamo qua la carota che è dolce, il fagiolino, adesso abbiamo messo la rucchetta, possiamo mettere anche un invidio, una cicorietta. Io ho messo una rucchetta selvatica. Questo praticamente tutto così, andiamo
La rotoliamo. La rotoliamo. È semplice, si può preparare, si rimette in frigo e si lascia. Esatto, anche perché va consumato praticamente freddo. E andiamo a racchiudere con un'erba cipollina. Wow, ma che bello, chef! Una bella erba cipollina che lega il tutto. Bellissimo. E dà anche un po' di sapore, di profumo. Eccolo qui. Che belli, veramente. Poi sono ideali sia come piatto d'entrata, ma anche come secondo piatto. Perché anche come secondo piatto perché abbiamo la carne, carne fredda, carne di pollo, leggera, carne bianca, proprio da utilizzare nel periodo, diciamo, estivo, nelle giornate più calde. Possiamo utilizzare una carne, diciamo, non grassa, molto leggera. Ma che dici, chef, un cerasuolo in barca ci farà male? Andiamo a mettere, sì, qua un cerasuolo c'è bene. Ma dico, ci farà male in barca? No. Andiamo a mettere un goccino di olio, è l'unico condimento, sempre a crudo. Wow. E ci siamo. E anche in barca il nostro chef non si smentisce mai. La nostra erbetta che abbiamo messo al forno, che dà ancora un po' di profumo. Eccoli qui, i nostri involtini di melanzane, ecco, con verdure e pollo. E pollo. Complimenti, chef. Ti ringrazio tanto. A questo punto, eccezionalmente questa settimana, passo la parola al preside dell'Istituto Nautico, Marcello Rosato, che ci racconterà tanti aneddoti, tante cose da conoscere sull'Istituto Nautico e ovviamente su questa splendida, meravigliosa nave San Tommaso. Ci vediamo domani. L'Istituto Nautico di Ortona Leone Acciaiuoli è inserito a partire da questo anno scolastico in un dimensionamento scolastico con ragioneria e professionale, Istituto di Istruzione Superiore Acciaiuoli e Nauti, che conta ben 1200 alunni, tre istituti superiori, di cui il nautico appunto rappresenta il fiore all'occhiello perché è inserito nel territorio, nell'economia di Ortona e con la propria nave scuola rappresenta un punto di riferimento per gli studi professionali, tecnici e tecnologici di tutti i ragazzi della regione Abruzzo.